Castello sul Clitunno è un comune italiano di 2.400 abitanti della provincia di Perugia. Ha una struttura urbanistica particolare costituita dall'aggregazione di 13 frazioni sparse sul territorio, raggruppate amministrativamente: Acera, Agliano, Campello Alto, Fontanelle, La Bianca, Lenano, Pettino, Pissignano, Ravale, Sette Camini, Spina Nuova, Villa, la sede comunale è a La Bianca. Vi si trovano le sorgenti del fiume Clitunno e poco distante il tempietto del Clitunno, probabilmente il più interessante monumento tardo antico dell'Umbria, di rilievo dal punto di vista architettonico, storico ed artistico. I castelli di Campello Alto e Pissignano Alto, poco lontani dal nuovo tracciato della strada Flaminia, e quelli di Agliano ed Acera spostati tra i boschi verso la Val Nerina. Amici carissimi dell'Umbria Verde Giada, salve a tutti. Mi trovo presso la bocciofila di Campello sul Clitunno e oggi andremo proprio a vedere insieme, innanzitutto al commissario tecnico del settore giovanile Umbria, proprio i nostri under 15, la gara di bocce. Abbiamo Alfio Berrettoni che ci spiegherà la giornata di oggi presso la bocciofila. Allora, consideriamo che oggi siamo riusciti a ottenere la partecipazione di circa 30 giocatori, di cui abbiamo fatto due gironi, l'abbiamo mandati alla bocciofila di Trevi, uno a San Giacomo e uno qui alla bocciofila Clitunno. Finito questo faremo le semifinali qui alla bocciofila Clitunno e la finale di conseguenza. Poi ci sarà un momento di festa, chiamiamo per i ragazzi, dove noi offriremo la cena a tutti quanti e tutti gli altri partecipanti parteciperanno alla gara sociale, alla cena sociale praticamente organizzata sempre da Clitunno. Io innanzitutto vorrei ringraziare la bocciofila Clitunno perché mi permette, cioè perlomeno, di fare certe manifestazioni. Questa è la seconda che facciamo e la prima l'abbiamo fatta solo e esclusivamente per i ragazzi della nostra regione e è riuscita molto bene, sarebbe stata l'anteprima del 4 marzo. Oggi l'abbiamo rifatta avendo la collaborazione praticamente delle Marche e dell'Abruzzo e in particolar modo di Capponi Luca, che è responsabile praticamente del settore giovanile Marche e praticamente fa parte anche dello staff della Federazione Italiana FIB. Oltre a quello ci sono anche molti appassionati, chiamiamolo, della bocciofila Clitunno, che permettono, cioè perlomeno questo, col loro lavoro fino a per portare avanti un certo discorso, per portare avanti questi giovani con la speranza che crescano sempre, certo, di numero, non solamente di capacità ma di numero. Poi un'altra cosa importante, cioè per noi bisognerebbe anche ringraziare il presidente Umbro e in particolar modo Rossi Claudio, che permette, cioè mi permette di poter lavorare con questi ragazzi al centro federale di Bevagna. Ogni venerdì praticamente noi ci riuniamo e una volta al mese organizzata dallo staff tecnico del regionale con Dante e Rossi Rodolfo praticamente uno stage mensile. Un'altra cosa è adesso con questi ragazzi ci stiamo preparando per affrontare un prossimo impegno che ce l'abbiamo il 30 giugno e il 1 luglio, che sarebbe la Coppa Italia per comitati juniores, ma anche praticamente ci sta la Coppa Italia seniores. Qui viene organizzata qui dalla nostra regione e che facciamo una speranza è d'obbligo, certo, e credere con la speranza che riusciamo a eguagliare i risultati che abbiamo fatto anche l'anno scorso, perché l'anno scorso a Iesi i ragazzi sono portati via 3 campionati italiani. Speriamo di continuare su questo passo. Poi che c'è da dire altro? Io mi auguro che praticamente che questo settore giovanile praticamente sia
più preso in considerazione, non solamente quello che sta dal regionale, dal provinciale. Vedo che anche la federazione, la FIB, cioè Roma, si sta interessando praticamente al discorso giovani. Il discorso è questo: sono le società che devono far creare un movimento per poter far arrivare nelle bocciofile praticamente i giovani. Se non vengono, se non trovano qualche cosa per poterli far venire, possiamo fare quello che vogliamo, non ce la facciamo a farli crescere. Benissimo. Altro, io penso che sei stato molto chiaro, Alfio. Io ti ringrazio, in un bocca al lupo grandissimo per questa Under 15, per la giornata di oggi, e ora andiamo proprio a vedere questi giovani. Grazie, grazie, arrivederci. Commissario tecnico delle Marche e membro dell'assemblea naturalmente giovanile della FIB. Luca, quanto sono importanti queste manifestazioni e queste gare? Beh, queste manifestazioni per noi sono importantissime, perché permettono ai giovani, oltre che ritrovarsi, comunque di praticare attività che durante l'anno, negli ultimi anni, è scesa. Sono scese le gare e quindi per loro è una giornata per stare tutti insieme e per mettere in pratica ciò che fanno durante gli allenamenti. Io devo ringraziare la Bocciofila Clitunno e Alfio Berrettoni perché hanno messo su una gara promozionale nel giro di 2 settimane. Questo è un grande impegno. Perché comunque richiede delle risorse economiche e da parte della società, e io lo ringrazio. Io dico sempre: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Noi siamo bravi molte volte a parlare, facciamo questo, facciamo quest'altro, e poi ci sono le società che invece fanno i fatti, e quindi voglio ringraziare la Bocciofila Clitunno. Benissimo, grazie Luca. In nostra compagnia abbiamo il dirigente della Bocciofila di qua di Campello sul Clitunno, Sergio Guerrini. Sergio, una giornata importante questa gara individuale Under 15. Beh, sicuramente importante perché comunque noi come società abbiamo subito sposato questa, diciamo, iniziativa da quest'anno della federazione, che sta promuovendo nel settore giovanile e sta facendo un grosso sforzo per poter promuovere e poter avere un po' di ragazzi che poi frequentino questo sport. Noi siamo contentissimi di aver organizzato questa gara, una gara che grazie anche a chi segue questi ragazzi, sia dalla parte delle Marche che dalla parte dell'Umbria, ci hanno dato una grossa mano e hanno organizzato questa gara con ben circa 32 ragazzi. È un'esperienza che già avevamo avuto precedentemente a marzo con un'altra nazionale, e quindi era una gara fatta il giorno prima della nazionale. Anche lì avevamo avuto 16 ragazzi, tutti dell'Umbria. Siamo rimasti tutti quanti entusiasti, perché sicuramente vedere lo sport fatto da questi ragazzi non è normale. Io sono molti anni che frequento questo sport, ma vedere ragazzi che giocano a ottimi livelli e che riempono questi bocciodromi, sinceramente, non è una cosa facile. In questi ultimi 2 anni sembra essere, fortunatamente, questo si sta realizzando, e quindi ne siamo contenti e sposiamo in pieno questa causa per poter aiutarli il più possibile a promuovere queste iniziative. Grazie mille. Prego. Il grande Omero Fanali lo troviamo oggi come commissario tecnico senior e responsabile della commissione tecnica del comitato provinciale di Perugia, però bisogna anche dire grandissimo campione. Omero, la giornata di oggi verte sull'Under 15. Finalmente l'attività
dei giovani è decollata. Quanta emozione, quanta fatica e quanto impegno c'è stato per arrivare ad oggi. Tantissimo impegno da parte mia e da parte di tantissimi altri miei collaboratori del comitato, diciamo, via. All'inizio adesso da Alfio Berrettoni, che ha preso un po' in mano la situazione, grazie anche all'interessamento della federazione, che finalmente si è gettata proprio anima e corpo sul settore giovanile, e vediamo i risultati. Dobbiamo ringraziare anche la società di Campello che ci permette di fare queste manifestazioni, perché poi sai, è un impegno sia di economico e anche di dispendio di energie. Quindi finalmente stiamo andando nella giusta direzione. Oggi abbiamo tantissimi ragazzini di Marche, Lazio, Toscana, Umbria, quindi piano piano ci stiamo allargando, ecco, diciamo un po'. E quindi è una grande soddisfazione, anche perché poi noi siamo partiti col progetto delle scuole, poi siamo partiti con dei ragazzini a Bevagna e Spello, grazie anche all'interessamento di Vincenzo Castignani. E quindi vedere questi risultati, cioè vedere questi ragazzini che crescono e si dedicano costantemente alle bocce, a lui ci fa solo che piacere, insomma, ecco. Benissimo, allora Omero, grazie. Grazie a te. Giuseppe Coresi, presidente della Bocciofila di Foligno, professore di educazione fisica e ideatore di questo progetto, di questa Under Giovanile 15. Giuseppe, quanto è stato importante portare avanti questo progetto ed arrivare ad oggi e averlo realizzato? Beh, ancora diciamo che c'è parecchia strada da fare. Questo progetto, perlomeno per quanto riguarda me, nacque nel momento in cui, dopo finita l'attività alla scuola, ho frequentato il dopolavoro ferroviario di Foligno, e lì ho avuto la bellissima idea di introdurre dei giovani in questo contesto. Diciamo che nei primi momenti ci sono stati dei problemi che man mano abbiamo superato, problemi soprattutto nel gestire la mentalità di coloro che già frequentavano il bocciodromo. E attualmente posso dire che i risultati sono soddisfacenti. Diciamo che coloro che frequentavano il bocciodromo adesso sono molto molto vicini ai ragazzi e danno della loro esperienza, fanno della loro esperienza il frutto per questi ragazzi che devono crescere. E i risultati si rivedono anche a livello nazionale. Noi siamo rimasti con due ragazzini lì al bocciodromo e altri due sono purtroppo dovuti andare in Germania e quindi ci hanno lasciato. Stiamo tentando tuttora di incrementare questo discorso con i giovani attraverso l'ingresso nelle scuole. E l'attività, perlomeno fino adesso, è proseguita abbastanza bene e cercheremo di trovare ancora dei momenti particolari per cui questi ragazzini verranno motivati nel venire a frequentare il bocciodromo. E diciamo che si è creata una società tra le varie società, quindi una sinergia tra le nostre società di Spello, Foligno, Bevagna, e adesso si è aggiunta anche Perugia. Sarebbe opportuno allargare un po' il quadro, quindi andare anche nelle zone di Città di Castello, verso le zone del lago, e perché no anche nel discorso con gli elementi di Terni. Attualmente poi sono venuti fuori due ragazzi qui della scuola di San Giacomo che stanno dando dei frutti veramente positivi a questo tipo di attività. Tra queste sinergie, insomma, diciamo che il nostro prodotto è diventato efficiente anche a livello nazionale. Benissimo, allora un grande in bocca al lupo. Crepi. In mia compagnia ho proprio il presidente della Bocciofila di Campello sul Clitunno, Pino Carmeli. Presidente, bellissima giornata con gli Under 15, un grandissimo progetto, ne abbiamo parlato finora. Quanto è importante il progetto giovanile, presidente? Per noi è molto importante, è il futuro, i giovani è una cosa straordinaria. Domani ci saranno campioni, ci saranno, però l'emozione che si può provare vedendo il futuro non... per noi è molto importante il settore giovanile. E grazie al primo evento che abbiamo fatto per il memoria di mio padre il 4 marzo, questo è il secondo, grande successo. Ringrazio l'istruttore Alfio Berrettoni, perché grazie a lui se la nostra società si può permettere di fare tutto ciò. E quando ci sono i giovani c'è tutto, perché c'è il futuro, quindi noi ci puntiamo tanto come Bocciofila. Presidente, gli obiettivi che si prefigge da questo momento fino al 31-12?
Noi stiamo portando avanti con la FIB, con la federazione, e anche grazie al Comune, al Sindaco Natali, all'assessore Francesca Rossi, un progetto scuole. Quindi inizieremo dei corsi dopo questa kermesse di eventi. Probabilmente vorremmo fare qualche cosa prima che finisce l'anno scolastico, per poi iniziare con l'anno scolastico e chissà, fare sia una squadra giovanile sicuramente, ma anche inserire il discorso femminile, siamo interessati a quel fine anno. E siccome abbiamo molti tesserati e molte persone che sono molto vicine a questa bocciofila, puntiamo anche a raddoppiare il numero dei soci da qui a fine anno. Benissimo, grazie Presidente, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Amici carissimi, non poteva mancare il Presidente regionale della FIB, Federazione Italiana Bocce, Umbro Brutti. Presidente, ben trovato presso la bocciofila di Campello sul Clitunno. Questo progetto degli Under 15 è stato un progetto molto voluto dal Comitato e dai Comitati. La Federazione so che ha dato molto e ha fatto molto e ad oggi abbiamo dei grandi risultati. Assolutamente sì, intanto saluto tutti. Diciamo che questo progetto che la Federazione si è imposto lo stiamo portando avanti con grande volontà, con grande convinzione. Oggi siamo in una società che ha creduto molto in questo progetto e li ringrazio fermamente di tutto quello che stanno facendo. In particolar modo devo ringraziare Alfio Berrettoni, che è il commissario tecnico, una new entry diciamo, del Comitato Provinciale, il commissario tecnico dei giovani, che si sta prodigando per questo settore. Un settore importantissimo, dove abbiamo già detto altre volte che noi ci stiamo focalizzando l'attenzione più di ogni altra cosa, non solo in questo settore ma anche nel settore femminile e non ultimo anche i disabili, che è un settore un pochino più difficile, ma sicuramente dobbiamo mettere tutta l'attenzione che merita. Un grande complimento anche alla società, perché devo dire che si sta affermando a grandi livelli sotto l'aspetto organizzativo, perché questa domani sarà la seconda gara di Elite che sta organizzando e anche questa volta ha fatto un'anteprima dedicata interamente ai giovani, per cui ha tutto l'appoggio del nostro comitato regionale ma anche dei comitati provinciali e ancora di più della federazione, che quando lanciamo questi messaggi la federazione sicuramente è propensa a guardarci con un occhio molto attento e a darci il supporto che merita. Grazie mille.